questa è via Pilastrello. E qualcuno si chiede cos'è, cosa, perché è via Pilastrello, un personaggio famoso? No. Se guardate qui sulla cartina vedrete che, vedete tutti? Sì, è qua. Via Pilastrello, ah perfetto. Vabbè, sì. Oh, non la trovo col video, vediamo un po'. Pilastrello è qua. Qui. Ah no, ci sono, Dove? Ah, ho capito, c'è troppo zoom. Eccola qua. Pilastrello è il nome di un monumento che in realtà sta qua, in zona salvo d'acquisto. Quindi dite, ma cosa c'entra questa via con questo, con la chiesetta del Pilastrello che ha 5 secoli, potrebbe averne 1000 di anni invece. Dice, cosa c'entra? Perché sono staccati. Adesso sono staccati. Ma questa è la via da cui passava la processione del Pilastrello. Ah. Quando l'hanno rifatta quest'anno, io ho proposto di passare da questa via, non l'hanno fatto. Vabbè, effettivamente è strettina. Però la processione originale, che si è fatta per non so quanto tempo, perché era fatta per propiziare il raccolto, quindi quando Paderno era una zona agricola, certo, passava da qui. Quindi qui se c'era il percorso. Se voi andate alla chiesetta del Pilastrello e guardate dove... No, no, proprio per niente, è aperta quando fanno le visite guidate, però se chiedete a quelli del gruppo vi potete mettere d'accordo, potete andare a vederla. Esistono comunque i video sul mio blog, per cui se voi guardate dalla chiesetta del Pilastrello, che è di fronte all'uscita della Romonza che mette sulla Comasina, ecco, alla fine dell'uscita della Romonza, se vi guardate c'è un canaletto che passa dove c'è un ponticello molto piccolo che porta a un cespuglio dove c'era dietro un'azienda che ha chiuso. Su quel ponticello probabilmente passava la processione.